candidato sindaco Orlando Masselli, ormai si va profilando il ballottaggio tra lei e Stefano Bandecchi. Se l'aspettavano esploati Bandecchi così? Noi sapevamo di dover probabilmente, come sta accadendo, fare un ballottaggio. Si profila un ballottaggio insolito, certamente, perché è un ballottaggio fra la politica e l'antipolitica, e lo giocheremo così. Adesso qual è il lavoro da fare nei prossimi giorni? Il lavoro da fare nei prossimi giorni è rimettersi subito in cammino con le persone e spiegare di nuovo a chi ancora non ha capito quello che è stato fatto, e spiegare quello che c'è ancora da fare e come lo faremo, spiegare come si trovano le risorse per fare le cose e non che faremo i miracoli. Spiegheremo quello che è il nostro mestiere, cioè spiegheremo come si amministra la città e come abbiamo dimostrato di saperlo fare. Ecco, invece Masselli, lei se l'aspettava il suo risultato? Beh, il mio è un risultato, mi pare, siamo ancora in fase, come dire, di ufficializzazione, un risultato buono, molto vicino anche ai risultati delle politiche. Normalmente si sa che le amministrative hanno un dato da un punto di vista percentuale più basso. Mi pare un buon risultato nel complesso delle sette liste. Mi pare un buon risultato anche quello che sta facendo la lista contrassegnata dal mio nome, che è una lista nella quale ci sono persone che io ho scelto e che vengono da storie politiche, da storie professionali, da storie importanti della città. Anche le altre liste stanno facendo il loro lavoro. Qualcuno credo possa migliorare, ma credo che alla fine dei 129 scrutini avremo sicuramente un risultato migliore. Il trend tra i risultati ufficiali e quelli ufficiosi ci dà proprio questa discordanza, che quelli ufficiosi sono già più alti. Ecco, lei avrebbe preferito vincere al primo turno, lo ha detto diverse volte, teme questo turno di ballottaggio? Beh, chi è che non avrebbe preferito vincere al primo turno, diciamo. E dopodiché uno deve creare anche, credo, l'aspettativa, la suggestione e anche crederci. Noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo in un momento nel quale chiaramente ci siamo affacciati a questa campagna elettorale, tra l'altro all'ultimo momento, come tutte le forze politiche di questa città, e quindi è chiaro che abbiamo tentato di fare questa cosa. Il ballottaggio era, diciamocelo, abbastanza nell'aria, no? Tant'è che se ne è sempre parlato in qualsiasi confronto, e eravamo sicuri che ci saremmo andati noi, questo mi pare un dato di fatto, eravamo sicuri che ci saremmo andati con un buon punteggio percentuale, mi sembra un dato di fatto, e altri si interrogano come mai hanno fatto, preso altri risultati, questo diciamo non compete a me. Ecco, dico, ma lei teme questo avversario politico, ne avrebbe preferito un altro, insomma, al ballottaggio? Vedremo chi va al ballottaggio. Se c'è un avversario politico al ballottaggio, giocheremo una campagna sulla politica. Se non c'è un avversario politico al ballottaggio, giocheremo un altro turno di ballottaggio. Ecco, viste le forze in campo, difficile prevedere che il centrodestra possa fare apparentamenti. Si aspetta che invece Bandecchi cercherà di fare apparentamenti con qualche forza? Ma non lo so, io, ognuno farà quello che crede. Noi abbiamo detto, ci siamo apparentati con i cittadini che hanno sostenuto queste liste dall'inizio, sostenendole con le firme, sostenendole con il consenso, sostenendole nelle varie attività che abbiamo fatto. La coalizione di centrodestra che guiderà la città dopo il turno di ballottaggio è quella che si è presentata già al primo turno, non ce ne saranno altri. L'astensionismo la preoccupa? L'astensionismo credo preoccupi tutto il sistema democratico del nostro paese. Tutto sommato noi in questa città, rispetto ad altre regioni, mi pare abbiamo tenuto molto bene, perché abbiamo un 57 qualcosa di affluenza contro il 59 qualcosa dell'altra volta, quindi più o meno ci siamo, nonostante i tempi dell'astensionismo in questi ultimi mesi mi sembra siano stati particolarmente marcati e anche di che tinta. Anche il segnale che viene è anche, insomma, questo 30% o giovedì, insomma, che avrà un antisistema come Bandecchi, no? Anche questo va considerato. Ma guardi, è grave questo, credo che la storia politica recente, la storia delle recenti competizioni e tornate elettorali degli ultimi anni abbia dimostrato che la voglia di antipolitica poi alla fine non paga mai, e gli italiani non hanno voglia di antipolitica, hanno voglia della politica e si occupa dei loro problemi. Noi lo abbiamo fatto, continueremo a farlo, e vedremo e vedranno anche i nostri concittadini ternani che vincerà quella parte buona della politica che vuole risolvere i problemi e non l'antipolitica, che poi di fatto non è in grado di risolverli. Come cambierà la sua campagna elettorale se cambierà in questi 15 giorni? Cambierà intanto perché è la metà, 15 giorni non è un mese, quindi bisognerà andare ancora più di corsa.
cambierà, nel senso che probabilmente dove non siamo ancora arrivati perché non c'è stato il tempo ci arriveremo, parleremo con i cittadini con i quali ancora non abbiamo parlato, li andremo a trovare nei loro luoghi di lavoro, di attività, di studio, di vita normale, e faremo tutto quello che abbiamo sempre fatto, cioè parlare con la gente. Sembra quasi che si debba parlare con i cittadini solo in campagna elettorale, noi l'abbiamo fatto anche nei 5 anni precedenti di amministrazione, e quindi se ci sono delle questioni che sono ancora aperte sulle quali i cittadini vogliono un chiarimento e vogliono sapere quando le faremo, come le faremo, con quali denari le faremo, in che tempi le riusciremo a mettere sul terreno e a darne finalmente conto ai nostri elettori, questo glielo potremo raccontare fermandoci sui temi, sui tempi, su quello che siamo in grado di fare, senza promesse elettorali, senza promesse di presunti miracoli e cose che delle quali non siamo assolutamente capaci. C'è stato già un contatto telefonico con il sindaco uscente Ladini? Non ci siamo ancora sentiti perché il pomeriggio è stato abbastanza concitato, ma ritengo, come succede quasi tutti i giorni, ci sentiremo stasera. Professor Kenny, si aspettava un exploit così da parte di Bandecchi? No, assolutamente no. Abbiamo sicuramente sottovalutato la potenzialità dei voti che è riuscito a raccogliere Bandecchi. Ecco, in campagna elettorale in qualche modo Bandecchi a un certo punto ha strizzato l'occhio al centro-sinistra. Casomai cercasse apparentamenti, quale sarà la vostra posizione? Vabbè, quella strizzata d'occhio è stata soltanto un escamotage, una strategia politica. No, non ho mai preso seriamente quella strizzata d'occhio. Quindi io non so quale sarà la strategia del Bandecchi. Noi come centrosinistra dovremo fare una riflessione sui risultati ottenuti e anche avere una posizione concordata tra tutte le forze del centrosinistra che hanno partecipato a questa elezione. Dopo la riflessione ci sarà poi da fare l'opposizione in consiglio comunale. Questo senz'altro, probabilmente l'unico risultato certo fino adesso è che io siederò in consiglio comunale, sempre che siano confermati questi risultati. E io in consiglio comunale farò l'opposizione che merita questa città, nel senso di poter difendere a chi non c'ha voce e a chi sta rimanendo indietro. Se la sente di fare un pronostico sul ballottaggio? No, assolutamente no. Io ancora devo vedere i risultati completi. La statistica è abbastanza chiara e le tendenze sono quelle che sono, ma fino a che non c'è l'ultimo voto contato io preferisco non fare dichiarazioni. Candidato Paolo Cianfoni, spogli ancora in corso, come sta andando? Abbiamo dei risultati molto contenuti. La nostra era una proposta insomma, per dare la possibilità agli elettori di Terni di avere un'opzione non populista, un'opzione di grande apertura anche con contenuti di governo elaborati e che rispondevano alle esigenze dei cittadini. È prevalso, i nostri risultati sono molto contenuti e quindi è prevalso invece un voto, diciamo, un po' al solito modo, ecco. Quindi vedremo, noi l'esigenza di offrire comunque la possibilità agli elettori di fare un voto appunto ragionato, un voto per rilanciare l'economia del territorio rimane, evidentemente però la nostra proposta non è stata accolta.